Ciao, allora questo è l'ultimo video per quanto riguarda finalmente i prodotti dello scrapbook che sto usando anche abbastanza, però non mi sento ancora sicura da farvi vedere le mie creazioni, insomma, quindi con un po' di tempo ci riuscirò. E vi mostro in questo caso i timbri che ho acquistato e sempre da Opitec e in realtà parte da Opitec, parte da Lidl e parte alla Sisics, sul sito della Sisics, e poi i tamponi, quindi per inchiostrare i timbri. Poi vi faccio vedere anche brevemente dei timbrini fatti in casa, che invece sono risultati molto, molto simpatici. Allora, cominciamo con questi qui, che sono dei timbrini che ho acquistato da Lidl, e come vedete sono i classici timbrini. Infatti, quando li ho visti mi sono innamorata. Sono i timbrini che noi usavamo da bambini e hanno la classica impugnatura di legno con il disegnino, insomma, in evidenza, e diciamo, il timbro vero e proprio incollato sul legno di plastica. Assieme ai timbri che sono usciti, 10 timbri, è uscito anche il tamponcino inchiostrato con l'inchiostro rosso e l'inchiostro blu. I soggetti sono, come potete vedere dalla scatolina, tutti relativi al mondo degli animali, delle fattorie, quindi diciamo, questo è un prodotto pensato proprio per i bambini, però siccome costava, se non sbaglio, 4 euro, li ho voluti prendere e devo dire che invece sono molto simpatici, sono fatti anche abbastanza bene. Adesso vi faccio vedere per provarne uno, ad esempio il cavallino, questo, e lo inchiostro dalla parte blu, giusto per farvi vedere. Bisogna sempre controllare che il timbro sia ben inchiostrato, e poi semplicemente sì. Ecco qua. E questo è il risultato. Come vedete? Vedete? Sì. Allora, come vedete, il timbrino è molto dettagliato e l'inchiostro anche non è male, perché non sbava, né, insomma, fa imperfezioni, e quindi il risultato mi è piaciuto molto. Ne faccio vedere un altro, non so, ecco, per esempio questa gallinella che è molto simpatica, la facciamo rossa. Questo è la gallinella. Non so a voi, ma a me queste cose fanno impazzire, perché mi fanno tornare piccola. Come se non bastasse, insomma, la mia già, come dire, infantile età mentale. Però questo è quanto. Poi vi faccio vedere. Allora, questi tamponcini che ho preso da Opitec, non mi ricordo quanto sono costati, vi dico la verità, se non sbaglio 12-15 euro, non ricordo, e sono dei tamponcini monocolore, ogni tamponcino è in cellofanato, però insomma, io alcuni li ho aperti, e quando finisce l'inchiostro va riempito con l'inchiostro del rispettivo colore. Vi faccio vedere, sono diversi colori ed è come dire un per iniziare un kit molto simpatico, perché vi permette di fare varie cose. Quindi abbiamo tutti questi colori: dal nero, blu, dorato e argentato, rosso, viola, arancio, rosa scuro, verde e giallo. La qualità è buona. Questi sono della, oh my god, cioè in tedesco, Stempel Kissen Snap. Però insomma, li trovate, come se andate da Opitec,
vendono vari set di varie grandezze con vari colori, e questo, diciamo, si chiama set basico 10 colori. Ed è veramente molto molto carino, e gli inchiostri sono buoni. Poi sul sito della Sizzix invece ho acquistato i clear stamps. Ne ho presi di tre tipi. Allora, questi che hanno delle fantasie a tema più o meno compleanno, festa. Poi c'è ho preso un alfabeto. E poi ho preso questi qui che sono, come dire, dei timbrini ispirati alla moda, quindi c'è il telefono, il rossetto, la borsetta, fiorellino e così via. Qual è il principio del clear stamp? In pratica i clear stamp sono dei timbri che trasparenti, quindi a differenza dei timbri classici che abbiamo visto montati sul legno, questi sono dei timbri in plastica che sono trasparenti, vedete? E vanno, per essere utilizzati, vanno, come dire, incollati, poggiati su dei blocchetti acrilici di varie grandezze, dimensioni, eccetera. E il blocchetto acrilico, anch'esso trasparente, fa in modo che noi possiamo perfettamente posizionare il timbrino sulla carta, perché riusciamo, come dire, attraverso la trasparenza a vedere esattamente dove andiamo a timbrare. Differenza naturalmente dei timbrini, quelli, diciamo, classici di legno, in cui, insomma, sì, più o meno la posizione la vediamo, però non possiamo essere poi più precisi di tanto. Ho acquistato questi timbrini della Sizzix perché erano in offerta. Normalmente costano una cifra e mezza, penso intorno ai 15 euro a collezione, forse anche di più, non vorrei dire una sciocchezza, però mi sa di sì. Però quando l'ho preso io c'era il famoso 80% di sconto, quindi mi sono venuti poco. Però i blocchetti acrilici non erano in sconto, anche se non sbaglio, nel sito della Sizzix non c'erano proprio blocchetti acrilici. E poi sinceramente non mi andava di spendere 5-6 euro ulteriori per i blocchetti acrilici. Quindi ho pensato a delle soluzioni alternative. Una delle soluzioni che mi è venuta in mente è quella di utilizzare un supporto trasparente per incollare il timbro. In questo caso io ho preso come potete vedere, questo è un CD di plastica che fa da separatore nelle campane di CD quando voi comprate le campane, oppure anche ho tagliato questo pezzetto di plastica trasparente dalle foderine dei CD, quelle lì diciamo di plastica. E su questi supporti va incollato il timbro. In questo modo, cioè si poggia e il timbro aderisce, non c'è bisogno di fare molto altro, poi si inchiostra e si utilizza. Adesso vi faccio vedere l'utilità proprio del clear stamp. Allora, quindi io ho preso il mio, diciamo, cosiddetto blocchetto acrilico, ecco qui, e lo vado a inchiostrare. Lo facciamo boh, rosa. Ok. Inchiostro per bene, dopodiché vado a timbrare. E questo è il risultato. Diciamo che ho messo poco inchiostro, però insomma il senso è quello. Mettiamo che io sotto questo timbrino voglio mettere una frase, ad esempio. Happy birthday, eccola qua. Allora, questa volta utilizzo il CD. Sempre incollo il clear stamp sul supporto.
in questo modo e lo vado a inchiostrare stavolta con il nero. E decido che voglio stamparlo proprio di lato, diciamo, qui al timbrino con lo stivaletto. E grazie al fatto che sto utilizzando un clear stamp, io posso vedere benissimo dove timbrarlo, timbrarlo magari proprio a filo con l'altra figura. In questo modo. Ok. Stampo. Capite bene che se non avessi avuto un clear stamp non avrei mai potuto fare una cosa del genere, perché non avrei mai saputo dove finiva un disegno e dove cominciava l'altro. Quindi da qui l'utilità di clear stamp e da qui anche l'utilità dei CD. Infatti io sto facendo incetta di CD di questi CD, diciamo, che escono di plastica, perché in questo modo ho risparmiato i miei 6 euro di blocchetto acrilico, che detto così sembra una cosa abbastanza miserabile, oddio, per 6 euro. Però vi assicuro che nella spesa complessiva, soprattutto quando si comincia a comprare per un nuovo hobby, le spese sono tante. Quindi io personalmente preferisco investire su altro, come vi ho sempre detto, e quindi quando posso risparmiare con trovando una soluzione alternativa, lo faccio. E vi faccio vedere brevemente, diciamo, i soggetti. Allora, ci sono questi qua che sono una sorta di alfabeto con anche dei numeri. Poi tema compleanno festa, quindi questi con la scritta Thanks Queen, Party, Make a Wish, Happy Birthday, e così via. E poi questo qui modaiolo con telefono, corona, il rossettino, eccetera, molto molto simpatici. L'ultima cosa che vi mostro per quanto riguarda sempre i timbri è un esperimento che ho fatto leggendo su un blog. Io vorrei tanto segnalarvi questo blog, però purtroppo non lo trovo più e quindi, insomma, mi dispiace perché non è un'idea mia, quindi non vorrei, insomma, vorrei segnalarvi la fonte, però non me la ricordo. Allora, in pratica, che cosa c'era suggerito in questo blog? Con la gomma crepla, che andatevi a vedere il video dei materiali. Con la gomma crepla, la Sizzix, cioè la Big Shot e varie fustelle, è possibile farsi dei timbri su misura. Come? Utilizzando le fustelle per tagliare, ad esempio, scritte, motivi come questo fiorellino, disegni come la farfallina e inchiostrando la attaccarli su un supporto. In questo caso, io ho sempre utilizzato dei CD trasparenti. E inchiostrando la gomma crepla realizzare dei timbri. Io ho provato, quindi ho utilizzato la gomma crepla, ho tagliato questa scritta con la fustella una di quelle fustelle lunghe che vi ho mostrato della Big Shot, l'ho incollata sul supporto trasparente e in questo modo ho un timbro che mi sembra anche molto carino e rapido da diciamo da sistemare, perché in effetti mi sono costruita una rastrelliera in cui tengo i timbri in questo modo e quindi poi tiro fuori quello che mi piace di più. E poi quest'idea mi piace veramente tantissimo, perché in questo modo ognuno si può creare il suo timbro personalizzato. Questo è il timbrino e vi faccio vedere come stampa, perché stampa bene naturalmente. Se non avete la Big Shot, potete anche tagliare la gomma crepla a mano. Ovviamente verrà un po' meno preciso, però comunque è una cosa che si può fare, insomma, delle forme semplici magari si possono ottenere comunque. Inchiostro. Ah, qui si è sporcato il fiorellino, verrà un po' nero, vabbè. E vi faccio vedere l'effetto. Ecco qui. E
Io penso che sia davvero, davvero molto, molto bello. E quindi con la gomma crepla e le sizzlitz, quindi anche diciamo le fustelle sottili, quelle che non costano 20 euro come le Biggs, no? Tagliano la gomma crepla, quindi hanno spessore anche di, arrivano a 1,5 mm, 2 mm. Per tagliarla, la tagliano bene e ognuno può crearsi il suo timbrino personalizzato. Infatti, io per un po' sono impazzita e stavo facendo timbrini di tutte le fustelle che avevo, però poi alla fine sono fermata perché avevo finito i supporti, questi qui dei CD, quindi mi sono dovuta fermare, però ne ho fatti parecchi e uno di questi, insomma, avevo pensato anche di regalarlo nel mio concorsino come idea, non so se vi piace. Niente. Quindi questo è uno e questo è l'altro che ho fatto, Too Cute for Words. Ovviamente tutti i timbri dopo vanno puliti, io utilizzo, ci sono anche dei pulitori per timbri, però costano anche lì, insomma, se uno ha soldi da spendere va bene il pulitore, però semplice alcol e un pezzetto di carta va benissimo. E ho scoperto che con questo sistema del CD che è sottile, quindi non è un blocco acrilico grande, è possibile stampare i timbri anche passandoli sotto la Big Shot. Quindi io, ad esempio, se vado a fare un altro timbro senza rinchiostrare, verrà più sbiadito. Mentre se io ho notato che se il secondo timbro lo faccio passare attraverso la Big Shot, il risultato, insomma, anche così non è male. Però posso ottenere, diciamo, due timbri con una sola inchiostratura quando li faccio passare sotto la Big Shot con questo CD, cioè in pratica faccio il sandwich col CD. Non so se si capirà qualcosa di quello che sto dicendo, però insomma viene bene. Viene anche una leggera, cioè il timbro è come se creasse una specie di texture nella carta, quindi viene abbastanza carino. Niente, questo è il video dei timbri, finita, sono finiti i video delle scrapbook, spero di riuscire a fare degli altri video per quanto riguarda le paste sintetiche e la creazione di gioielli, infatti ho già in mente qualcosina. E niente, vi ricordo sempre il sondaggio per quanto riguarda il concorso e vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!